Questo padiglione interamente dedicato al malato oncologico è la punta di diamante di un'offerta sanitaria che ormai questa azienda da anni dà ai propri concittadini. Con questo è la corretta sinergia tra il comfort alberghiero e le alte tecnologie che verranno utilizzate appunto per il malato oncologico. Rappresenta anche fisicamente un argine per i famosi viaggi della speranza, che in questo modo noi speriamo di arginare in maniera importante e notevole per mantenere qua all'interno, non solo da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista familiare, i nostri concittadini all'interno della nostra regione. Oggi siamo qui a inaugurare una bellissima opera che interviene a riqualificare il servizio sanitario regionale nel settore dell'oncologia, uno dei principali ambiti nei quali questa regione sta investendo molto in termini di rilancio dell'offerta sanitaria. È un'opera già in cantiere da parecchi anni, che finalmente vede la luce, che ci trova orgogliosi di poter suggellare in un momento di congiuntura economico-finanziaria molto difficile come questo, un momento di rilancio del servizio sanitario che potrà in questo modo anche aumentare il proprio potere attrattivo nei confronti dei pazienti, che avranno qui le strutture di eccellenza dove poter effettuare le loro cure, senza necessariamente dover ricorrere a strutture fuori regione. Finalmente trova il punto di arrivo un progetto del 1982, 30 anni, ma adesso una struttura di eccellenza a conferma che è possibile nelle strutture pubbliche avere anche l'eccellenza. Credo che sia un passo avanti per la garanzia del diritto alla salute nella città di Palermo. Io come sindaco responsabile anche del diritto alla salute dei cittadini di questa bellissima e tormentata città non posso che esprimere apprezzamento al civico, all'assessorato regionale, all'assessore Borsellino e a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante passo avanti, al quale speriamo e ci auguriamo ne seguono tanti altri. Oggi si inaugura uno spazio che può dare grandi opportunità e prospettive di cura e di salute alle persone cittadine palermitane, ma anche siciliane. L'idea di poter avere una struttura di eccellenza in città e non dover fare per forza Viaggi della Speranza credo che sia una grande risposta di salute a tutti quanti e tutte quante. Questa è una giornata importante per la sanità pubblica, perché è la dimostrazione che anche il pubblico può dare, oltre a quella qualità tecnologica e dei medici, una qualità anche dal punto di vista di comfort alberghiero e non solo, per creare dei percorsi assistenziali dove il paziente è sicuramente al centro di un team multidisciplinare.